Eminenza, grazie di cuore. Un saluto a lei, a tutti i padri, a tutti gli ospiti, a tutti coloro che hanno questa bontà di radunarsi qui e di accogliermi e di farmi sentire benvenuto in questa casa e in questo monastero che da tempo rende famoso questo luogo nella diocesi di Milano per la intensità della vita di questa comunità e anche per l'accorrere di tanti fedeli copti e di tanti fedeli cattolici, di tante persone interessate. E quindi è un punto di riferimento per questo territorio e molto di più anche oltre i confini. E io lo conosco un po' dall'esterno, qualche volta sono passato di qui, in qualche occasione ho fatto una piccola visita, però oggi questa visita come arcivescovo è la prima che faccio. E spero di poterla ripetere in altre occasioni, di poter condividere altri momenti e di sentire la condivisione della fede e la cordialità dell'amore fraterno, come lei ha ricordato, questo è quello che piace al Signore. E quindi la prima parola è proprio la gratitudine. E la gratitudine per quello che siete, per quello che fate, per come accompagnate i fedeli copti di questa terra. Però la nostra gratitudine è molto più antica, è molto più profonda, perché Milano ha ricevuto nei secoli, tante grazie proprio dal monachesimo, egiziano. Il monachesimo egiziano, la tradizione liturgica, la tradizione spirituale è sempre stato un patrimonio che abbiamo condiviso con ammirazione e gratitudine. Qui a Milano anche Agostino è venuto e qui ha compiuto un passo decisivo per chiedere il battesimo, ma lui ha avuto un passaggio importante proprio leggendo la vita di Antonio scritta dal santo vescovo Atanasio. E quindi questo testo, questo racconto che Atanasio ha scritto per ricordare Antonio, è stato un testo di riferimento per molte persone nei secoli, che proprio dalla ispirazione della scelta eremitica di Antonio e poi del monachesimo comunitario cenobitico di Pacomio e poi del monachesimo basiliano, ecco, tutti questi grandi santi hanno contribuito a dare una fisionomia anche al monachesimo occidentale, anche alle forme di vita eremitica occidentale. Quindi la nostra gratitudine per questo inestimabile patrimonio spirituale è profonda, è antica ed è feconda di bene nei secoli e oggi. Quindi grazie a voi che siete qui, grazie alla tradizione che testimoniate e grazie alla comunità cristiana che qui si raduna e che qui trova un punto di riferimento. Quest'oggi io sono venuto qui con una particolare intenzione, una particolare richiesta, perché io percepisco questo momento che si vive qui a Milano e poi probabilmente in tutta Italia e forse in tutto il mondo. Ecco, questo momento qui a Milano io lo interpreto come un momento di aridità spirituale,
L'aridità spirituale vuol dire che l'emergenza sanitaria che preoccupa tutti perché la malattia, il virus è molto diffuso, ha colpito molti e ha condotto anche molti alla morte, e poi tutte le altre malattie che diventano più gravi in questo periodo perché è meno possibile curare. Quindi questa emergenza sanitaria è un problema che preoccupa tutti noi. Insieme con questa emergenza sanitaria si profila e si avverte una emergenza sociale, cioè un serio problema per molti che vedono incerto il loro lavoro, molti che hanno perso quei lavori che prima facevano, molti che a causa delle chiusure dei locali avvertono una crisi economica per loro e per le loro famiglie. Quindi l'emergenza sanitaria comporta anche una emergenza sociale. E tutto questo contribuisce a creare una emergenza spirituale, una forma di aridità delle anime, se posso esprimermi così. Una forma di emergenza spirituale vuol dire, nella sua sostanza, un modo di vivere la propria vita, di orientare i propri pensieri, di essere preoccupati di sé e dei propri cari, che rende difficile ascoltare quello che lo spirito dice. Emergenza spirituale vuol dire che si pone una barriera alla voce dello spirito, vuol dire che le menti e i cuori sono così occupati dalle notizie, dalle incertezze, dai protocolli da osservare, dalle curiosità su quello che succede qui e là. Ecco, tutto è così occupato che molte persone non riescono a pensare ad altro, a interessarsi d'altro. Anche i mezzi di comunicazione sono come invasi da queste notizie sull'epidemia, su quello che si deve fare, su quello che non si può fare, per cui tante cose diventano, si ingigantiscono. E così, parlando del Natale, sembra quasi che non si possa più parlare del mistero, dell'incarnazione del nostro Signore Gesù Cristo, il Verbo di Dio, ma si parla di quali spostamenti sono possibili, di come si può fare la cena, il pranzo di Natale, di come si può visitare i propri cari, di come se si può o no andare a sciare. Ecco, tutte queste cose occupano talmente tanto spazio nel cuore, nella mente, nelle notizie, che i temi spirituali, la voce dello spirito, non si può più ascoltare. È perciò che io sono venuto qui a condividere con voi questa percezione di una emergenza spirituale e a chiedere l'alleanza nella preghiera. Per reagire a questa emergenza noi non abbiamo modi di fare cose, di creare iniziative, di occupare spazi nella comunicazione pubblica, perché questo non ci viene dato, ma il nostro modo di reagire all'emergenza spirituale è quella di immergerci più profondamente nel mistero di Dio, di accogliere con più disponibilità lo Spirito di Dio che ci rende partecipi di quella divinizzazione
che nella Santa Liturgia viene data come grazia e che diventa linguaggio, diventa disponibilità, diventa gioia, diventa trasfigurazione nella nostra disponibilità, nel nostro ricevere la grazia che lo Spirito Santo ci vuol dare attraverso i segni sacri, le parole sante, l'ascolto silenzioso della parola di Dio. Ecco, sono venuto qui a chiedere di pregare con noi sempre, di pregare intensamente, di celebrare con intensità la Santa Liturgia, di insomma aprire il cuore, la mente allo Spirito Santo che vuole conformarci al Figlio di Dio e renderci figli nel Figlio, il mistero dell'incarnazione che stiamo preparando, il mistero del Natale, è questo messaggio che il Figlio di Dio si è fatto figlio dell'uomo perché a tutti sia dato di diventare figli di Dio per opera di Spirito Santo. Ecco, questo sono venuto a chiedere. In questa circostanza voglio ripetere alcune parole che ho pronunciato in questo che chiamiamo il discorso alla città, il discorso che ho tenuto nei vesperi di Sant'Ambrogio nella Basilica. Alcuni di voi erano presenti a rappresentare la Chiesa copta in una basilica che non poteva accogliere la folla a cui eravamo abituati per tutte le cautele che sono state richieste. Che cosa voglio riassumere? Qualche spunto che in questo discorso ho desiderato condividere e che voglio sottolineare particolarmente parlando con voi. Il primo spunto è questo brano di Geremia, il profeta Geremia, che mentre si trova in carcere, mentre la città è assediata dal re di Babilonia Nabucodonosor, riceve una rivelazione da parte di Dio che lo invita a comprare il campo del suo cugino, del figlio di suo zio, comprare il campo. Geremia compra questo campo pagandolo con 17 sicli d'argento, pesando l'argento e stendendo il contratto. Ecco, questa parola mi è sembrata suggestiva perché dice che Geremia, in una situazione molto più drammatica di quella che stiamo vivendo, comunque ascoltando la parola di Dio, compra un campo, cioè pensa al futuro, pensa che ci sarà un campo in cui si potrà seminare e raccogliere il frutto del grano seminato. Quindi ecco, questo è un primo spunto che voglio condividere con voi. Mentre tutto sembra così concentrato sul presente, tutto sembra così ossessionato dalle piccole notizie di ogni giorno, io credo che lo Spirito di Dio ci chiami a comprare un campo, cioè a pensare al futuro, a pensare a seminare qualche promessa perché si possa poi raccogliere il frutto. Ecco, pensare al futuro, pensare che il Signore è presente oggi e il Signore viene. E quindi la nostra attesa, la nostra vigilanza ci rende disponibili a guardare al futuro non come a una minaccia, ma come a un tempo di grazia, a un tempo di missione, a un tempo di attesa del suo ritorno glorioso. Ecco, comprerò un campo, mi sono detto, cioè anch'io voglio guardare avanti. E in questo guardare avanti mi sembra che
siamo sollecitati a prenderci delle responsabilità. Perciò il titolo che ho dato a questo discorso è tocca a noi tutti insieme. Cioè non possiamo semplicemente dire, ecco, aspettiamo che il governo faccia, dica, provveda. Non possiamo dire, ecco, aspettiamo che gli altri si mettano di impegno. Tocca a noi, ciascuno secondo le sue possibilità e le sue responsabilità, però tocca a noi, ecco, predisporre il campo per la semina, se vogliamo usare questa immagine. Tocca a noi tutti insieme. Però questo, senso di responsabilità verso il futuro, può diventare percorso comune se noi abbiamo una visione comune, che cosa speriamo, che cosa ci impegniamo a fare per il futuro. E io penso che possiamo camminare insieme se abbiamo insieme delle mete, se non siamo l'uno contro l'altro. Se non siamo uno da una parte e uno dall'altra, ma riteniamo che ci sono alcuni punti verso i quali sentiamo il dovere di convergere, di andare insieme. E dunque abbiamo bisogno di una visione, di una condivisione di mete da raggiungere. A me sembra che questa urgenza di farci avanti per guardare al futuro si fa particolarmente presente oggi perché vediamo molti segni di fallimenti, cioè noi abbiamo la persuasione che l'ideologia ha fallito, le grandi ideologie che hanno segnato il secolo passato. E quindi il comunismo, come il nazismo, come altri grandi progetti storici, sono diventati in realtà un fondamento per la tirannide che ha oppresso e perseguitato tante persone libere, tante forme di chiesa. Ecco, quindi l'ideologia ha creato disastri. Poi dopo l'ideologia potremmo dire che è venuta un'altra ideologia che è l'individualismo, e cioè quel modo dell'io di mettersi al centro che diventa assoluto e che quindi non si cura d'altro che di sé, si isola dagli altri, temendo gli altri come una minaccia. Si chiude nel presente perché non riconosce il suo debito verso il passato e non gli interessa del futuro. Ecco, anche questo individualismo che porta a dire si salvi chi può, cioè io penso a salvare me stesso e non mi interesso degli altri, anche questo si è rivelato un disastro. E in questo periodo della pandemia, come il Santo Padre Papa Francesco ha ricordato, ci si è resi conto che non ci si può salvare da soli, che siamo sulla stessa barca, che nessuno può pensare che, di isolarsi, di ritenersi sano in un mondo malato. Quindi questa condivisione della sorte, anche della drammatica sorte della malattia che ha bisogno quindi dell'aiuto degli altri per trovare rimedio, dimostra che l'individualismo è risultato un fallimento anche per chi ne pensava che fosse invece un modo per salvarsi, per mettersi al sicuro. Quindi noi possiamo dire che queste due forme estreme dell'ideologia che annienta la persona in funzione di un progetto
si è rivelato un fallimento, così come l'individualismo che sottomette tutto all'individuo si è rivelato un fallimento. Perciò noi desideriamo farci carico di questo camminare insieme. Qui, questa terra di Milano, della diocesi che voi conoscete, naturalmente anche questa terra è stata toccata dall'ideologia, è stata segnata dall'individualismo, però potremmo dire che la tradizione milanese, l'umanesimo milanese, se posso esprimermi così, non ha mai sentito veramente proprio l'ideologia. Questa terra non è terra di fanatismo. E non ha mai sentito come proprio l'individualismo nelle sue forme estreme, perché appunto ha sempre sentito naturale una certa solidarietà, un senso del buon vicinato come condizione per una vita buona. Perciò, resi saggi e umili anche da questi fallimenti, noi vogliamo costruire una vita comune, un percorso comune, una visione condivisa. E qui mi permetto di segnalare alcuni capitoli di questa visione condivisa che condivido volentieri con voi, anzi per cui vi chiedo anche aiuto e consiglio. Il primo punto che io ho messo in evidenza in questo discorso è la centralità della famiglia, l'importanza della famiglia. Non è importante l'individuo da solo, la famiglia è la cellula della società e se una società riesce ad organizzarsi intorno alla famiglia, può con questo anche affrontare meglio i problemi sociali, i problemi sanitari, i problemi educativi. Perciò, ecco, io ritengo che la famiglia debba essere oggetto di un'attenzione specifica anche da parte della politica, perché una famiglia malata genera una società malata. E questo noi qui a Milano lo soffriamo. In Occidente, come voi constatate, la famiglia è malata. C'è un numero impressionante di divorzi, di separazioni, anche di violenza in famiglia, di persone che non si sposano, che fanno la scelta di vivere come single. E questo ha una conseguenza molto grave anche sulle giovani generazioni e quindi sulla riduzione delle nascite, che è uno dei problemi più drammatici d'Italia e dell'Occidente, e sulla rovina di tanti giovani che, abbandonati in questo sfasciarsi delle famiglie, rischiano di essere giovani rovinati dalle dipendenze, dalla disperazione, dal senso di inutilità. Ecco, quindi io so che le famiglie copte hanno un amore per i figli, un desiderio sincero di aiutarli a continuare la santa tradizione. Quindi in questo senso voi potete essere un particolare segno anche per la comunità in cui vivete, proprio per questa attenzione e centralità della famiglia. Il secondo punto che ho messo in evidenza è la vocazione alla fraternità tra le persone e l'amicizia dei popoli, cioè come obiettivo, come componente della visione che ci unisce, abbiamo questo desiderio di una fraternità. Il Papa, con l'enciclica Fratelli Tutti, lo ha richiamato a tutto il mondo. Ma voi, noi, le confessioni cristiane che sono presenti a Milano, ecco, hanno da tempo proprio questa convinzione di una vocazione alla fraternità, anche se non sempre riusciamo a vivere la perfetta comunione, che è il sogno, il desiderio di Dio e la nostra preghiera, e tuttavia noi sentiamo di essere fratelli. E quindi, come diceva Sua Eminenza nell'introduzione, ecco, questa gioia di una fraternità che ci unisce anche nelle differenze, noi la desideriamo come una meta da raggiungere
per tutta quanta la società in cui viviamo, una società che possa essere riconciliata. E il Sinodo minore della Chiesa Ambrosiana ha dato le linee per una Chiesa dalle genti, cioè per una Chiesa in cui tutti i popoli, tutte le persone che sono qui in questo territorio, da qualunque parte del mondo vengano, si sentano nella loro Chiesa, la Chiesa dalle genti e la fraternità universale, che ci rende capaci di riconoscere negli altri non dei parenti o degli sconosciuti, non dei concittadini o degli stranieri, ma semplicemente dei fratelli e delle sorelle. E l'ultimo punto che fa parte di questa visione che voglio condividere è quella di una fiducia. Noi possiamo aver fiducia nelle risorse che abbiamo, noi siamo capaci di mettere mano all'impresa di aggiustare il mondo, non per presunzione, ma perché riconosciamo i doni ricevuti, non per avventura, ma perché riconosciamo quello che la storia ci ha insegnato, quello che la tradizione locale di questa terra ci consegna come patrimonio. Ecco, questi tre punti di una visione condivisa li voglio esporre anche a voi oggi, proprio per dire su questo noi possiamo trovarci in sintonia per grazia di Dio, per condivisione di tanti valori che la tradizione ci consegna, la centralità della famiglia, la vocazione dell'umanità a una fraternità universale e la stima di se stessi per poter affrontare le imprese che ci stanno davanti. Ecco, questo volevo dire ripetendo alcune cose che ho scritto in questo discorso che vi ho consegnato in ricordo di questa visita e proprio per sentirci uniti nell'affrontare quella emergenza spirituale che abbiamo di fronte, che rischia di inaridire la società e gli animi, ma che noi vogliamo contrastare perché docili allo Spirito di Dio camminiamo sulle strade di Dio. Grazie mille.